Nunez sul pallone, arriva il fischio, si comincia, pallone buono per Palestini, Manari, ancora Manari con il sinistro, la conclusione, Giri dice di no, la battuta di Petronio, leggermente arretrata, il colpo di testa sul fondo, ancora Manari con il destro, gira sul secondo palo Mucci, ma c'è posizione di offside da parte di Mucci. Manari alza la testa, disegna il solito tracciante di prima, il tentativo di Palestini, palla sul fondo, Pantoni potrebbe anche provare la conclusione in porta, invece c'è la finta di Pantoni, il pallone attraversato e poi il destro, Nunez, ancora Palestini, pallone buono per Manari, c'è posizione di offside però di Manari. Si va negli spogliatoi a 0-0 in questo primo tempo, sapete il fischio che arriva in questo momento, primo pallone della ripresa, pallone che sfila in mezzo, poi il pallone finisce in rete, ma anche in questo caso probabilmente c'è un gol annullato. Il pallone che sfila di Benedetto, l'appoggio per Pantoni, Pantoni prima di Koulibaly, vince il contrasto, Pantoni il colpo di tacco, arriva Padovano, ancora Padovano, lo scarico, la conclusione, il grande intervento di Dedeo, si continua ancora, anticipato Padovano, ancora l'Alba in zona d'attacco, Pantoni con il sinistro, la conclusione, l'opposizione da parte di Palestini, palla gol per l'Alba Adriatica al decimo della ripresa. Iniziativa personale di Benedetto, l'appoggio per Passamonti che poi sul secondo pallone prova la conclusione. Sfera che passa, Mucci, ancora Mucci, l'appoggio per Manari, il vantaggio della Sant'Egidiese al quindicesimo della ripresa. Iniziativa personale, poi si ferma sull'attacco di Pietrucci, l'imbucata buona per Giri, ancora Giri, traversone in mezzo, l'intervento di Dedeo. In area Ferrini, il pallone buono per Gentile, il sinistro, la battuta del triplice fischio. Con la vittoria della Sant'Egidiese 1-0 qui al Luca Vallese, a decidere il gol firmato da Manuel Manari al quarto d'ora della ripresa.